Di burloni, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video degli spacchettamenti burloni. Ragazzi, abbiamo tantissime fan art e sicuramente ne avrò messe qualcuna da qualche altra parte. Ci dovrò fare un altro video, cioè rendetevi conto quante ne ho. Ho tipo diviso per città. Queste sono tutte quelle di Foggia, lì ho quelle di Cagliari, lì ho quelle di Torino e un po' sparse quelle del Romix e un pochino sparse quelle di tutte. Comunque iniziamo a fare qualcosa di sparso perché è più figo. Allora, le farò un attimino spedite, però ragazzi sappiate che me le sono lette e viste tutte con calma. Però siccome voglio farle vedere anche in un video e farvi vedere che le ho viste, comunque ne farò vedere anche un pochino velocemente. Parliamo da quelle di Foggia. C'è questa qui che è tipo bellissima, dell'UHC, dove ci siamo tutti noi ed è veramente una figata anomala. Poi c'è questa qui che credo che mi abbiano dato al Romix, con tutti i mai deboli. Ragazzi, c'è Charlie tipo che è sbarrata, non so per quale motivo. Quindi poi ne abbiamo una senza nome che è tipo troppo bella. Guardate, c'è scritto, cioè Zio Pera ha fatto strabene, è tipo bellissima. Mi dispiace un botto che non ci sia scritto il nome. Credo che sia una ragazza perché c'è il cuoricino. Quindi se sei tu dimmelo nei commenti, perché mi farebbe piacere di chi è, da chi è stata fatta più che altro. Ricordatevi sempre nelle fan art, ragazzi, di mettere il nome, perché anche se non le facciamo vedere nel video, perché magari sono veramente troppe, diventeranno veramente troppe da far vedere tutte, almeno noi ci ricordiamo chi ce l'ha data. Poi c'è il buon Shulk che ci fa la nostra skin con scritto Marci verde e bianco. Anche questa è strafiga, perché ragazzi, vi ricordatevi, le skin di Minecraft sono sempre le cose più belle, se me le fate anche belle grosse, fatte bene. Poi, oddio, abbiamo una cosa, tripla fan art di Michela, credo sia Michela Moon di Foggia, che mi fa sia un disegno con scritto Marci, non so se riuscite a leggerlo, sia una specie di ritratto. Poi mi ha fatto anche una lettera che non leggerò in video, a parte che è lunga. Poi è una cosa che comunque le lettere evito di leggerle, perché magari ci sono cose che ritenete private. Poi c'è questa qui, ragazzi, guardate che figata. Ditemi che non ci fareste una maglietta con un logo del genere. Guardate quanto cavolo è bello, non so se mi spiego. L'hanno fatto i fratelli Santoro del Festival del Nerd, Francescopio e Morena, credo che si legga così, Francescopio, ok. Festival del Nerd 8-5-2016, è veramente bellissima, grazie ragazzi, la appenderò sicuramente. Poi mi hanno fatto un'altra fan art che è sia per Marci che per Marco, Festival del Nerd, è di Elisa, di... ah, ciao Eli, è tua? Ciao Eli, ciao Eli, è tua? È figata, è bellissima, ci sono le nostre due skin. Non l'ha colorata, le colorerò io per sport, così a caso, perché io ho voglia di colorare, lo colorerò. Lorena invece ci fa una cosa con le nostre faccine delle skin, ragazzi, ha messo ovviamente solo chi è venuto al Festival del Nerd, ovvero Charlie, io, Kenny, Marco e il buon Tanal. Però è bella, mi piace un botto. Sempre del Festival del Nerd, ragazzi, Nadia e Alice mi fanno questa cosa, guardate quanto è bella, c'è scritto, io vi lascio il video, bella, ormai ragazzi, bella, è diventato un qualcosa di troppo bello che dico nel video, quindi bello, bella, dovremmo farci una maglietta scritto bella, ditemi se la volete nei. Sempre dal festival, questa è la fanart di Gianluca, grazie mille Bomber, con scritto Marci numero 10, sarebbe stato meglio Marci 1 perché comunque facevo il portiere ed è più figo. Poi abbiamo questa fanart strabella con il logo di Clash Royale fatta da Federica, guardate sempre che mi fate delle fanart veramente bellissime, sono sempre intenzionata ad appenderle tutte, tipo far tutta la parete solo di fanart, sarebbe una figata anomala. Collano, vabbè, insomma, non riesco a leggere bene. Guardate, mi ha fatto Marci e Nike. Quanto è figo Nike, ragazzi. Nike diventerà il simbolo. Dovremmo iniziare a usarlo un pochino di più nella vanilla, perché lo stiamo un pochino lasciando un pochino perdere. Un pochino mi dispiace, perché poveretto, lui ci tiene tantissimo a noi. Sembra che non ci teniamo noi a lui, è burdello. Poi c'è questa qui di Andrea che ci fa Zio Pera e Zio Banana top della vita. Cioè, non so se mi spiego, Zio Pera e Zio Banana top della vita, cioè. Poi c'è la fan art di Salvatore, che è stato il fan che ci è stato più vicino e si è anche emozionato quando ce ne siamo andati, e ti ringrazio. Ci tengo a leggere anche una cosa, e c'è scritto grazie Marci, grazie per tutto quello che fai per noi ogni giorno, sono stato contentissimo di vederti dal vivo e ti auguro di crescere ancora, 100.000 sono dietro l'angolo. Ragazzi, fra poco sia io che Metano faremo i 100.000, sarà qualcosa di speciale perché tutto il gruppo sarà sopra i 100.000 ed è una cosa comunque bellissima, un motivo di orgoglio, non vedo l'ora ragazzi, non vedo veramente l'ora. Questa è la fan art del buon Luca. Non so se si legge ragazzi, perché ho i due flash. Lel, c'è scritto allora, nome Marci, cognome Mada, lezitudine alta, basta. Vedere i suoi troll, iscritti uguale 100k quasi.
Continua così, non so disegnare, mi dispiace. Ragazzi, ve lo dico. Se non siete pensati a disegnare, se non sapete disegnare, ragazzi, prendete un peluche, prendete una, scrivete una cosina. A me fa piacere qualsiasi cosa. Questa mi ha fatto anche piacere perché è comunque un ricordo di te che sei venuto al Festival del Nerd. Allora, quelle del Festival del Nerd, ragazzi, sono finite. Passiamo a quelle di del Giocomics. Che partendo da quelle piccoline, marci da aprire in video. Quindi vediamo che cosa c'è dentro. Non so come posso aprire la bomba, perché l'hai fatta un pochino maluccio. Ah, ok, c'è una lettera. Ok, ok, quindi questo credo che possiamo buttarlo. Quindi questo buttiamolo, che non c'entra niente. Caro Marci, grazie per tutto quello che fai e quello che hai fatto tutti i giorni solo per noi. E anche nelle giornate più cupe riesci con un tuo video a strappare delle risate. So che non conto molto tra tante persone, ma ti volevo dire che sei uno dei miei youtuber preferiti insieme a When Gamers Fail Lion. Quindi insieme a Lion. Ogni tanto potresti anche fare dei video assieme. Spero che insieme a Eren e Martina e a Marco farete video per molto tempo. Io ti seguo su Facebook, su Instagram, su YouTube e sul server di Minecraft. Grazie mille dal tuo caro fan Frex. Federico San, ti saluta nel video. Ciao Bomber, grazie mille, mi ha fatto veramente un botto piacere. Poi mi hanno regalato una carta dei Pokémon, non mi ricordo chi. Se sei tu, scrivilo nei commenti, ovviamente, perché io, ragazzi, mi dimentico. Cioè, se non scrivete il nome, io mi dimentico, visto che me ne date tante di fan art. La prossima è di Andrea Arrais, che mi dice: scusa, disegno male. Però, ragazzi, non mi interessa, disegnate male. Guardate, grazie un botto, Bomber. Io le tengo tutte, le fan art, tutte, anche se fanno schifo, c'è tipo uno scarabocco. Io le tengo tutte. La prossima, ragazzi, è di Alessia, che ci fa una lettera. Ciao Marci, voglio ringraziarti per tutto quello che fai per noi. Grazie per i sorrisi, grazie per le risate, per le belle parole, per i consigli. Sei un ragazzo veramente euforico e fantastico. I tuoi video mi fanno sempre sorridere e anche quando sto male guardo un tuo video. Spero tanto di non averti annoiato e con questa lettera, e spero che questa lettera ti piaccia. Grazie per tutto, idolo. Esci i capelli. C'ho anche i capelli, raga. Sono abbastanza imbarazzanti perché ho appena fatto la doccia, quindi sono tipo tutti gonfi, però bordello, c'ho i capelli anche. Non credo, ragazzi, che oltre a quelle di Foggia e Cagliari riuscirò a far vedere tutte le fan art, perché sono veramente troppe. Uscirei veramente pazzo a fare un video solo con queste cose. Quindi le prossime, settimana prossima, sempre le 10. Qua c'è un'altra fanart che ho scritto Marder. Sono quello che ha regalato il creeper a Ken. Ok, mi ricordo di te. Ciao Bomber, bellissimo. E invece questo c'è: ciao Marci, mi chiamo Martina, ti conosco solo da un anno. Sono venuto al Giocomics 2015 e non ti conoscevo. Dopo un po' ho scoperto che mio padre, che mi accompagnava, si è messo a parlare con te. Io tipo sconvolta. Scusa se non ti ho fatto un disegno, ma non so disegnare. Mi fai sempre sorridere con i tuoi video. Mai deboli, un bacio, ciao. Invece, ragazzi, queste scritte qui con tutte le cose a me piacciono un fottio, perché queste qui le appendo tutte. Tutte cose scritte, le appendo tutte, che mi piacciono veramente un botto. Quindi ciao Alessia, grazie un botto. E ti vedrei dietro la mia postazione. Poi abbiamo un'altra lettera che è da Michele Vargi. Non so se posso leggerla perché è veramente lunga. Credo che quelle lunghe non le devo leggere, però la leggerò da solo. A 11, comunque vi leggo in poche parole così. Dice che a 11 anni sei bravissimo anche in Minecraft. Spero che ti piaccia il disegno che ti ho mandato. Scusami, sono un noob nel disegno, ti ho dato anche non solo questa cosa ma anche un modellino della TNT. È vero, il modellino della TNT, ragazzi, devo cercarlo, ce l'ho tipo là dentro. È bellissimo, mi hai dato un modellino piccolino di Minecraft della TNT. Quindi se avete altre cose del genere, portatelo, perché tutte le cose di Minecraft le metto lì in mostra. Comunque grazie mille Bomber, sei un grande. Ora finisco di leggermi la lettera un attimino. Ragazzi, nella fan art c'è scritto di far vedere il foglio nel appunto in video. Ecco qua il foglio, ragazzi. Mi ha regalato anche la TNT piccolina, come vi ho detto prima. E mi ha chiesto mi ha detto che comunque gioca sempre sull'Aircraft. È una cosa che mi fa un botto piacere, ragazzi. Rimanete sintonizzati sull'Aircraft, perché in questi giorni cercherò di riprendere un attimino in mano per migliorare il tutto con Syme e gli altri. Questa, ragazzi, è una fan art di un ragazzo che ha solo 10 anni. Ciao Marci, sono Daddy, ho 10 anni e anche a me piacerebbe avere così tanti iscritti come voi. Vi conosco da 5 mesi e ho visto che siete bravi, quindi mi sono iscritto ai vostri canali. Vi chiedo un grandissimo favore da parte mia, potete salutarmi Metano Iaco Charlie che noia, quindi Metano Iaco Charlie che noia, ciao da parte di Daddy. Vi voglio un mondo di bene. Un altro grandissimo favore, l'altro favore era di far vedere questa qui in video. Quindi grandissimo grazie Daddy. Credo che tu mi abbia fatto altre cose, dopo le farò vedere. Allora, passiamo ai cartelloni veri rossi. Allora, il primo è di... Oddio, quanto è lungo. È di la tua fan Cristina. Allora, ho sempre sognato di incontrarti, ora il mio sogno sta diventando realtà. Sapete, vi ho sempre adorato, siete i miei idoli, e quando ho visto che tu mi hai messo mi piace una foto su Instagram ho iniziato a sclerare. Forse quando ti incontrerò diventerò rossa dall'emozione, ma sarò sempre la più felice del mondo. Lo so, non è proprio un cartellone, ma l'ho fatto con il cuore. Ti voglio bene. Ragazzi, guardate che figata, c'è scritto mai deboli, c'è scritto, credo. No, in realtà c'è scritto Marcio col cuoricino, non so perché ho detto mai deboli. Ho sempre sognato di incontrarti, leggi. Grazie mille, grazie, mi fa sempre un botto piacere.
piacere leggere queste cose. Ok, passiamo ai cartelloni che non ho ancora letto in realtà, li voglio far vedere in video. Allora, zio pena banana, la banca, me lo fa. Chiediamo scusa anche se i colori sono sbagliati perché Giorgia non aveva i colori carichi. Un saluto da Giorgia e Giorgia, da Luigi e Giorgia. Che figata, per Marci da Giorgia, guarda che figata, che bello. Grazie un botto ragazzi, bellissimo. Top della vita. Passiamo all'altra fanata che ci fa Ellie di Foggia. Non so perché è finito con le cose di Cagliari, però bordello, va bene lo stesso, no raga, va bene lo stesso. Con zio pera banana. Anche questo credo che sia di Ellie. Ciao Ellie, basta, mi hai fatto troppe fan art. Devo ancora capire perché certe cose finiscono con le cose dei Cagliari quando erano assieme, cioè questo è un mistero. Allora, ci teniamo a farvi vedere questa scatola. C'è scritto Marci, spero ti piaccia. E il mio regalo, sei un mito e non scuotere la scatola. E per favore apri in un video bomberissimo. Leggi la scatola, mi chiamo Lorenzo Puddo. Ok, credo che sia del Romix sta cosa. E mi ha regalato un preservativo. What? Cioè, ma che cazzo? Minchia, la banca del seme, togli il foglio dalla scatola. Togli il foglio dalla scatola. Tranquillo, non è usato, zio pera. È per la... È per la banca del seme di metano. Concludiamo così il video. Vabbè, ciao a tutti.